LAPD, F1, Task 3B. A Cape Canaveral sta per essere lanciato un razzo Delta 2. Alla sua sommità è allocata una capsula spaziale di tipo rivoluzionario, un piccolo vettore che potrebbe proiettarci in una nuova era della navigazione interstellare. La sua missione? Collaudare la tecnologia più avanzata mai lanciata nello spazio. Il suo nome? Deep Space One. Immaginate un veicolo spaziale il cui motore può viaggiare per 3 miliardi e mezzo di chilometri senza bisogno di rifornimento. Immaginate un sistema di navigazione in grado di pensare autonomamente e un medico di bordo robotizzato capace di diagnosticare e curare qualsiasi problema. Immaginate che questa astronave potrebbe condurci in un altro sistema solare e immaginate tutto questo in un veicolo che non ha le dimensioni dell'Enterprise, ma piuttosto di un'automobile. Quello a cui state pensando è il mezzo spaziale dal quale dipende il futuro dei viaggi interplanetari. Molte di queste cose non sono più fantascienza. Gli ultimi risultati stanno infatti trasformando la fantascienza in scienza. La Deep Space One è il sogno di due ingegneri, uomini che non temono di sottoporre al collaudo definitivo le più futuristiche realizzazioni tecnologiche della NASA. Il nostro scopo era metterci in gioco, affrontare qualche rischio. Aspirano a diventare i pionieri della navigazione spaziale del futuro. Se avranno successo, la Deep Space One ci aprirà nuove strade verso le stelle. L'umanità ha già compiuto passi considerevoli nello spazio. L'Apollo ha portato l'uomo sulla Luna. La missione del Voyager ci ha mostrato gli anelli di Saturno e le turbolente nubi di Giove. Ma se vogliamo svelare il mistero più grande, scoprire se c'è vita oltre la Terra, dobbiamo viaggiare più velocemente e verso luoghi più lontani. La Deep Space One potrebbe permetterci questa impresa. Ma le sfide tecniche sono estremamente complesse. Ad esempio, come riuscire a far viaggiare un'astronave per miliardi di chilometri in pochi mesi? Potrà trasportare abbastanza carburante per una missione del genere? Come sarà possibile risolvere eventuali problemi, visto che i segnali radio impiegano ore a raggiungere il centro di controllo sulla Terra? La NASA doveva rispondere a tutti questi dilemmi. Nel 1995 accettò la sfida, intraprendendo il rischioso progetto denominato Deep Space One. All'equipe della Deep Space One furono concessi appena 3 anni per passare dalle simulazioni alla rampa di lancio. È stata creata un'astronave che sfrutta ben 12 nuove tecnologie, nessuna delle quali mai collaudata prima. Le più importanti tra queste sono 3 idee visionarie che, in caso di successo, cambieranno i viaggi spaziali per sempre. Un motore del tutto nuovo, un sistema di navigazione intelligente e la capacità di autoripararsi. Ma chi ha potuto cimentarsi in quest'ardua sfida? Il responsabile di questo importante progetto era il dottor Mark Rayman, il celebre scienziato e appassionato di astronautica. A dispetto dei rischi e delle difficoltà, la creazione della Deep Space One rappresentava per Rayman un sogno divenuto realtà. Mi interesso di spazio da sempre. Avevo appena 4 anni quando stavo ore ad ammirare le stelle. Sono sempre stato affascinato dallo spazio, dall'astronomia e dagli sforzi compiuti dall'umanità per esplorare il cosmo. Lavorare alla Deep Space One mi concedeva la meravigliosa opportunità di partecipare a questi sforzi. Rayman scelse personalmente i membri chiave della sua equipe. Uno di questi era Ed Riddle, veterano della missione del Voyager, scelto come capo della squadra addetta alla navigazione. Riddle intuì immediatamente l'importanza del progetto Deep Space One. Ho lavorato a tutte le fasi del Voyager. Spesso ho affermato che non ci sarebbe mai stata una missione così interessante o divertente. Ma quella della Deep Space è senza dubbio altrettanto importante e interessante. Il primo obiettivo dell'equipe era realizzare un motore capace di propellere la Deep Space One a miliardi di chilometri dalla Terra. Per fare questo era necessaria un'enorme quantità di energia allocata nel minor spazio possibile.
l'Equipe fece la sua prima scelta rischiosa, adottando un sistema rivoluzionario detto propulsione ionica. La Deep Space One avrebbe collaudato questo sistema per la prima volta. La fantascienza stava per trasformarsi in scienza. Il primo dispositivo a spinta ionica non fu inventato dai creatori di Star Trek, ma concepito al tempo dei razzi tedeschi V2, oltre 50 anni fa. Questo sistema elettrico di propulsione fu il frutto della mente di Ernst Stullinger. Questi lavorò al fianco del grande pioniere Werner von Braun. Dopo la guerra, entrambi si trasferirono in America per condurre il programma statunitense dei razzi spaziali. Già in quei lontani anni, von Braun e Stullinger iniziavano a immaginare un razzo del tutto innovativo. Un giorno del 1947, von Braun mi diede un libro intitolato Il razzo elettrico. Me lo diede e mi disse di dargli un'occhiata, di leggerlo e di vedere se aveva senso per noi che lavoravamo nel campo dei razzi. Mi chiese se pensavo che avremmo dovuto avviare un programma di sviluppo dei razzi elettrici. Dopo averlo studiato, compresi che il libro aveva un senso e che si poteva costruire un razzo elettrico. Così iniziai a elaborare diversi progetti. I razzi elettrici sfruttano gli stessi basilari principi dei razzi convenzionali, alimentati da una esplosione chimica, il cui sfiato viene espulso dalla coda. Ma con la propulsione ionica non si ha alcuna esplosione. Piuttosto che farlo esplodere, l'elettricità ionizza il gas, cioè lo carica positivamente. Per ionizzarlo emettiamo una scarica elettrica attraverso il propellente che viene illuminato come se fosse fluorescente. Quindi prendiamo questi ioni e li acceleriamo elettricamente, applicando loro un voltaggio che ne aumenterà il movimento. È così che si raggiunge una velocità più elevata. Ovviamente, forzare il gas verso una direzione fa sì che l'astronave si muova in quella opposta. Se si fosse riusciti a far funzionare questi innovativi motori, sarebbero stati più efficienti, in termini di consumo, di quelli a reazione. I prototipi di Stullinger furono costruiti tra gli anni 50 e 60. Funzionavano, ma non erano molto affidabili, e comunque non furono mai collaudati nello spazio. Ma Rayman e i suoi credettero nell'idea e continuarono ad elaborarla. La propulsione ionica esisteva da prima ancora che io nascessi, ma siccome si trattava di un concetto troppo astratto, fu preso in scarsa considerazione per timore che nello spazio non funzionasse a dovere. Certo, furono effettuati alcuni esperimenti, ma nessuno della rilevanza della Deep Space One, che sfrutta la spinta ionica, la usa per molto tempo e in essa trova il mezzo principale per raggiungere lo spazio. La Deep Space One sarebbe stata la prima navetta a muoversi nello spazio sfruttando la propulsione ionica. Il successo della missione era affidato a questa nuova fonte di energia. Era necessario che gli ingegneri della NASA sottoponessero questa tecnologia a tutti i test possibili. Stullinger ha aspettato 50 anni per questo. Ho sempre sperato che venisse scoperto e valorizzato il potenziale della propulsione ionica. Sapere che sarebbe stata effettuata una missione nello spazio per testarla mi ha riempito di felicità. Mentre si continuava a lavorare al motore, c'era un secondo dilemma da risolvere: l'autonomia. Il motore ionico, se avesse funzionato, avrebbe potuto portare la navetta a milioni di chilometri di distanza dalla Terra. E a tali distanze, controllare la navigazione da terra sarebbe stato arduo. I segnali radio impiegano circa 10 minuti per raggiungere Marte. Ma la Deep Space One doveva andare molto più lontano. Era necessario che la navetta fosse dotata di una sorta di intelligenza artificiale che le permettesse di decidere autonomamente come raggiungere la propria destinazione.